l'Europa e si pone in conflitto con l'Europa. Le spiegazioni possono essere varie. Una spiegazione è questa: l'Inghilterra non crede all'Europa, pensa che l'Europa fallirà e prima che l'Europa fallisca si tira fuori dall'Europa. Questa è la spiegazione, diciamo così, più razionale e nello stesso tempo che giustificherebbe l'Inghilterra. Perché l'Inghilterra deve stare con un'Europa che non controlla gli immigrati, fa un'economia che non sviluppa, un capitalismo arretrato e se si innova crea problemi enormi? Perché l'Inghilterra dovrebbe far parte di questa Europa? Si toglie via dall'Europa e l'Europa vada dove deve andare, alla catastrofe. Questa sarebbe la spiegazione più, come dire, conveniente per l'Inghilterra. L'altra invece è molto più pericolosa, che l'Inghilterra vuole la crisi dell'Europa, non soltanto fa in modo che si stacchi dall'Europa perché sente la crisi dell'Europa, ma la provocherà, farà molto in maniera che l'Europa crolli, e questo sarebbe per noi un fatto gravissimo. A questo punto si pone un problema sull'avvenire dell'Europa, e qui ognuno veramente ha il diritto di esporre tutte le sue idee, perché siamo in un mare talmente tempestoso e difficile che non sappiamo più a chi diciamo votarci. A mio giudizio, a questo punto noi dovremmo ridurre l'Europa a pochi paesi dominanti rispetto a questi piccoli paesi ostacolativi. I grandi paesi che hanno dato forza e nascita all'Europa, Italia, Germania, Francia, Portogallo, Spagna, questi paesi devono stringersi e creare un nucleo saldo, magari sotto, lo dico esplicitamente, egemonia tedesca, purché la Germania non si vergogni di dominare e di guidare e abbia questa volontà di fare il dominio a vantaggio dell'Europa, non a vantaggio della Germania, che poi vantaggio non è, come lo dirò tra poco, perché il paese che corre più rischi, paradossalmente la Germania in questo momento, non l'Italia, non la Francia, non la Spagna, ma la Germania, che ha una crisi bancaria devastante, derivati a non finire che possono veramente mettere a repentaglio la situazione economica della Germania. Quindi creare due Europe, un'Europa dei 28, 27 che siano, la quale si barcamenerà, durerà, ma la vera Europa, che è l'Europa di coloro che hanno fondato i grandi paesi europei, che non possono stare al gioco della Lituania, della Estonia, non possono essere paralizzati da questi piccoli paesi, perché questo paralizza l'Europa e ci sta portando alla rovina. Sarà la Germania in grado di far questo? I nazionalismi non populistici, perché si accusa tanto il populismo di nazionalismo, ma in realtà il vero nazionalismo non è quello populistico, poi ne parlerò, ma è quello appunto di coloro che fingono di fare gli interessi degli europei per fare poi gli interessi della propria nazione contro gli altri europei, come ad esempio la Germania. Ora, se la Germania, l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo sono in grado di congiungersi, di fare un'Europa delle nazioni, di rispettare molte autonomie nazionali, perché la nazione, a quanto si è capito, è insuperabile. Noi abbiamo creduto di creare l'Europa senza le nazioni, ora possiamo creare l'Europa delle nazioni. Su questo la visuale, o la visione che si voglia di De Gaulle, era nettissima e chiarissima. Abbiamo capito perfettamente che la storia europea è storia di nazioni. Noi siamo stati certamente il Sacro Romano Impero, ma il Sacro Romano Impero aveva sempre a che fare con le nazioni europee. Noi siamo nazioni, siamo francesi, italiani, spagnoli e siamo europei, almeno personalmente mi sento contemporaneamente appartenente all'Italia e appartenente all'Europa. Ma guai se l'Europa è contro le nazioni, quindi risvegliare le nazioni in funzione europea, appunto.
appunto l'Europa delle Nazioni, che non è una frase, è una realtà concreta. Se non ci salviamo insieme come singole nazioni, non ci salviamo. Questo è il punto. Però per salvarci insieme dobbiamo fare una politica insieme, non una nazione contro l'altra fingendo di essere uniti. Quello che è accaduto fino ad oggi è che abbiamo creato la parola Europa, ma di fatto c'era un conflitto tra le nazioni che ha rovinato e sta rovinando l'Europa. Qui però si pone il grosso problema della Russia. A mio avviso, per stabilire una forte Europa bisogna assolutamente avere rapporti con la Russia. La sponda economica e culturale dell'Europa, dei paesi consistenti, è la Russia. La Russia ha una spiritualità straordinaria, una cultura immensa, un'arte strobositata, è un paese somigliantissimo all'Italia, è il più europeo dei paesi europei. Chi conosce la Russia come la conosco io sa benissimo che cos'è veramente la Russia, e non possiamo accettare il principio statunitense per cui la Russia va buttata nell'Asia. La Russia non è asiatica, la Russia è europea-asiatica, se volete, è un qualcosa di originalissimo, spirituale, in cui il cristianesimo si è unito alle grandi tradizioni mistiche ed ascetiche connaturate nel popolo slavo. Un paese di icone, cioè di immagini, quindi erede della cultura bizantina, e quindi europea, perché l'essenza è di essere eredi della iconografia, di essere eredi dell'arte, di essere eredi dell'immagine, non delle religioni astratte senza figurazione. Noi siamo figli della Grecia, noi siamo figli di Bisanzio, che a sua volta è figlia della Grecia, noi siamo figli di Roma, e Roma era la civiltà per eccellenza delle immagini, delle statue, della scultura, dell'arte. Quindi noi dobbiamo unirci con i paesi che hanno questa spiritualità, e la Russia è quella che è più vicina a noi in questo senso, a parte il fatto che una miniera d'oro di materie prime è una miniera d'oro di petrolio, e quindi potrebbe essere una fonda economica per la sopravvivenza dell'Europa. L'America non vuole questo. L'America ha messo un cuneo tra noi e la Russia, giungendo a delle provocazioni incredibili. 3 giorni fa in Polonia un presidente americano, che nella sua patria ha una lotta di classe che fa paura letteralmente. Io conosco gli Stati Uniti, bisogna averli visti gli Stati Uniti, quello che sono realmente. Il 30-40% degli Stati Uniti vive sulla soglia di povertà e sono afroamericani. Queste non sono parole, sono realtà. Non possiamo vivere di mascheratura, non possiamo accettare una storia che è fatta di liberalismo quando poi nella realtà c'è uno sfruttamento di classe che è il peggiore della storia umana. Il povero americano è il povero per eccellenza, anche perché la cultura protestante non ama i poveri. Non il cattolico fa è il buono verso i poveri, fa l'elemosina, il protestante dice colpa tua se sei povero. C'è questa interessante anche divisione morale tra cattolici e protestanti. Ebbene, un presidente americano viene a dire di voler che la Georgia entri nella NATO. Ma veramente mi domando, se qualcuno dicesse che il Trentino deve essere anti-italiano, il Trentino per cui sono morti dei illustri e stimabilissimi patrioti, ma chi può veramente non sollevarsi e dire: ma che gioco è questo? Perché provocare le nazioni? Perché volere la Georgia? La Georgia è la Russia, la Georgia è nella Russia, così come l'Ucraina. La Crimea è la Russia. Volere l'Ucraina nella NATO è incredibile, è inaccettabile, è inimmaginabile. Perché queste provocazioni? E la Russia dovrebbe tacere? E la Russia doveva accettare che l'Ucraina diventasse filo americana, filo russa?
con i missili americani, con i missili della NATO? Ma quale paese potrebbe accettare qualcosa del genere? Ragioniamo serenamente, serenamente, se si può ragionare un po'. Perché volere che la Russia accetti il nemico in casa? Ma quale paese, neppure il più esile, il più infame, il più stupido, il più banale dei paesi, non ha il senso della difesa dei propri confini? Ma come si fa a volere un paese senza confini? La Russia dovrebbe non aver confini, perché se qualcuno, ma tutti conoscete l'Ucraina e la Crimea e la Georgia, sono interni alla Russia, facevano parte dell'Unione Sovietica e sono interni geograficamente alla Russia. Quindi non è accettabile un principio del genere. Ebbene, tre giorni fa, mentre l'America è in pieno dissesto, se vi leggessi le cifre di come vivono gli afroamericani negli Stati Uniti, si inorriderebbe. Il 30% della popolazione ha il 60% di carcerati. Vanno alla scuola in classi con il 99% solo negri separati dagli altri. Questa, e hanno abolito la segregazione, ma neppure per lontanamente. Hanno fatto le leggi contro la segregazione, ma la società è segregata. Se qualcuno passeggia di notte a New York, vede solo neri con i neri. Solo neri con i neri. I neri integrati, che stanno bene, si separano, vanno a vivere con i neri, i bianchi che stanno bene, per cui i neri poveri sono ancora più poveri perché perdono anche, diciamo, l'afflato di coloro che hanno fatto carriera, come si può dire. E integrano una minoranza, ma è una cosa che è normale in tutta la storia umana, anche romani facevano così. Si integra una minoranza della parte avversa e gli altri si lasciano crepare e via. Allora i romani, devo dire, poi a un certo punto mi ci hanno accettato tutti con Caracalla. Allora, il futuro dell'Europa. Se non risolviamo la situazione con la Russia, per l'Europa non c'è futuro. Devo dire francamente, mi sono convinto, ho scritto innumerevoli articoli e saggi, e tra l'altro anche questo libro che ho portato qualche copia è basato su questo che sto dicendo, è uscito 20 giorni fa. Non c'è possibilità di fare l'Europa se l'Europa non stabilisce un rapporto con la Russia. O noi riusciamo a staccarci relativamente dagli Stati Uniti, relativamente, perché gli Stati Uniti è un immenso paese, è un paese di grandi conquiste, è un paese dominante nel mondo della tecnologia, è un paese all'avanguardia delle scoperte scientifiche anche in campo della salute, quindi è un paese di grandi spiriti liberi, però non può controllare l'Europa a suo piacimento, non può farlo. Se vuole controllare l'Europa e dominarla e guidarla e metterla contro la Russia, non so che cosa accadrà. Devo dire che qualcosa l'Europa ha capito. Ad esempio, pare che il TTIP, il rapporto commerciale degli Stati Uniti, non stia andando in porto. E pare, ed è un qualcosa di colossale, perché se si immagina per un istante che cosa sarebbe avvenuto con questo trattato, in cui le multinazionali potevano addirittura accusare lo Stato di non permettergli di commerciare all'interno dell'Europa, perché era il diritto delle multinazionali di commerciare e lo Stato non può proibirlo, cioè il diritto delle multinazionali passava solo il diritto dello Stato, cosa che non si è mai vista nella storia. Mai nella storia un paese sovrano rinuncia alla sua sovranità in nome del libero mercato, delle multinazionali, di chi che sia. Ma come? Io sono nel mio paese e non posso impedirti di fare qualcosa che io non accetto. Quindi se una merce non era accettabile, ad esempio per ragioni di salute, la multinazionale poteva accusare lo Stato di proibirgli di commerciarla. Cosa veramente incredibile, insomma. Cioè, di questo trattato non si è parlato minimamente.
Io ho fatto un saggio sulla rivista internazionale sui politici, ma pochissimi se ne sono occupati, perché giustamente le cose gravi si occultano. Bene, quindi l'Europa una coscienza ce l'ha. Non c'è la numerazione. Una coscienza ce l'ha. Qualche volta è capace di bloccare cose pericolose per l'Europa. Io mi auguro che gli Stati Uniti si convincano che, pur essendo un'immensa potenza, non possono controllare il mondo e accettino qualcosa che sarebbe la felicità dell'umanità: un'area egemonizzata dalla Cina, un'area euro-russa, un'area del BRIC in cui la Russia c'è in mezzo, e poi ovviamente un'area americana che è legittima vista la grande potenza degli Stati Uniti. Se si arriva a questo equilibrio di potenze, l'umanità, visti i processi tecnologici che stiamo facendo, potrebbe veramente avere il paradiso in terra. Questo comporta poi la modifica del capitalismo, su cui magari parleremo nella discussione, perché è tutt'altro tema. Poi c'è il problema della crisi del capitalismo. Capitalismo così, che sfrutta il lavoro degli immigrati, che sfrutta il robot e che licenzia e sottoccupa la gente, non ha futuro. Un capitalismo del genere porta al mondo alla catastrofe. Tutte le crisi che stanno accadendo derivano da questo, che non c'è più occupazione. Il capitalismo non fa più occupati, fa sottoccupati e robotica e intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo risolvere il problema dell'occupazione. Diminuzione dell'orario di lavoro, lavoratori imprenditori, imprese di lavoratori, abolizione del profitto, redistribuzione della ricchezza, tutte le strade sono aperte. Io, insomma, ripeto, non mi occupo di queste cose ormai da decina d'anni e ho qualche idea chiara a riguardo. Quindi, se andiamo ai fatti, la situazione è gravissima. Se andiamo alla volontà umana, che non si deve mai rassegnare al peggio, ma deve cercare una via d'uscita alle cose anche più difficili, io credo che gli Stati Uniti prima o poi capiranno che non possono controllare il mondo. Curiosamente, finisco, uno che ha idee abbastanza chiare a proposito, anche su altre cose posso discuterlo, è questo repubblicano Donald Trump, il quale ha capito che un certo isolazionismo americano potrebbe anche servire agli Stati Uniti per impedirgli di mettere bocca dovunque e guerre ovunque. Ci sono delle cose incredibili. L'umanità non ha mai conosciuto guerre fatte da un solo potere più di quegli anni: Iran, Iraq, Libia, Afghanistan, Jugoslavia. Non si può continuare così, non si può destabilizzare il mondo solo perché tu vuoi fermare la tua potenza, non si può, anche perché, come voi sapete ormai, è risaputo che hanno fatto le guerre senza nessuna motivazione. Io ho fatto guerra privata negli Stati Uniti nel 2003, documentando nettamente che tutto ciò che dicevo su Saddam Hussein era falso. Ora, 10 giorni fa, si è scoperto che appunto era falso. Non si può scoprire la storia dopo 10 anni, è meglio prevenire il male più che pentirsi di averlo fatto. Quindi mi auguro che tutti noi lottiamo per quel che possiamo a vantaggio di una convivenza tra questo meraviglioso paese, potentissimo paese che sono gli Stati Uniti, per certi aspetti, purché gli Stati Uniti non facciano i padroni del mondo. Se fanno i padroni nel mondo, non so veramente che può succedere. Grazie. Volevo dire una cosa, chiedo scusa per aver dimenticato di ringraziare Michele Evangelista, che in tutto le, Michele, è giusto, in tutte le occasioni mette a disposizione la sua apparecchiatura, che è del tutto personale. Portiamo al Gabriella Verdi adesso qui, grazie mille, scusami per averti dimenticato prima. Adesso, se qualcuno vuole chiedere qualcosa al professore, ovviamente
cosa gradita. Beh, c'è da aggiungere qualche dettaglio che ovviamente il professore, per questioni di tempo e forse per non capire troppo la vostra benevolenza, probabilmente non ha potuto insistere più di tanto. Va detto che però la situazione è molto più grave di quella che ha descritto il professore. Molto più grave perché prima ha accennato al trattato TTIP che è apparso sulle pagine dei giornali più o meno a aprile di quest'anno. Il trattato TTIP si sa dal 15 di aprile del 2014, quando apparvero su Wikileaks le prime informazioni, i primi fumi di questa cosa. E quindi è cosa già abbastanza datata. Noi di Alba Mediterranea, io e Giorgio Vitale e altri amici, questa cosa l'abbiamo già denunciata nell'immediato, nei giorni immediatamente successivi a, appunto, al suo apparire sulla cronaca. E la facendo questa denuncia il 21 luglio del 2014. Denunciata alla Procura della Repubblica, devi specificare. Sì, una querela alla Procura della Repubblica e anche al Tribunale Internazionale dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. E il TTIP, come ha detto ben giustamente il professore, ancora oggi è in discussione al Parlamento tedesco, perché i tedeschi sono dei goccio e sono un po' più tenaci di noi sotto questo profilo. La cosa molto più grave, di cui non ha accennato il professore, è che esistono altri vari, tantissimi altri trattati internazionali che perseguono più o meno lo stesso obiettivo. Uno di questi si chiama TISA e un altro si chiama FATCA. Questi due trattati internazionali però purtroppo sono già operativi da vari anni. La gente non lo sa, esiste una legge chiamata, denominata secondo il codice tradizionale, 130-99. La 130, allora noi adesso a ottobre, ma pare che si riterrà a dicembre, andremo a votare per il prossimo referendum sulla distruzione della carta costituzionale, hanno chiamato modifica, ma insomma più o meno è la distruzione finale. Beh, la gente non sa che nel silenzio più assoluto dei media e dei parlamentari, di tutte le tendenze politiche, è stata approvata a partire da una commissione incardinata da Giuliano Amato nel 92, ha percorso tutte le varie legislature che ci sono state, quindi Berlusconi, Prodi, eccetera, fino ad approdare a D'Alema, che nel 99 l'ha approvata. E questa legge praticamente sottrae una bella fetta, per non dire quasi la metà, dei diritti dei cittadini, stravolgendo il dettato costituzionale, articolo 24 e 25 della Costituzione, che prevede che il cittadino italiano, nato in italiano con passaporto italiano, sia giudicato secondo le leggi italiane da tribunali italiani. Beh, voi non lo sapete, i nostri cari governanti tutti, ma proprio tutti, hanno votato a favore della sottrazione dei diritti dei cittadini italiani che oggi sono sottoposti e succubi di un tribunale che sta a Honolulu, a Shanghai, a Vattelapesca, a New York, eccetera, secondo le leggi di quello Stato. Per cui noi oggi ci troviamo, gente, mi ha telefonato un amico anche ieri, l'abbiamo incontrato in un tribunale l'altra settimana, che era in tribunale perché stava lì per cercare di capire come era stato possibile che lui fosse stato condannato in contumacia senza avere mai neppure ricevuto l'atto di citazione per essere portato in tribunale in un procedimento. Cioè lui si è ritrovato condannato, ed è la situazione che voi tutti potreste, in cui voi tutti potreste ritrovarvi, condannati a vostra insaputa da un tribunale secondo il diritto della common law, per esempio, che non c'ha niente che spartire con il diritto italiano, il diritto romano, e che quindi per esempio vi ritrovate debitori di una banca filippina piuttosto che cinese,
e dovreste andarvi a difendere lì, in Cina o nelle Filippine, secondo le leggi di quello Stato, dove non potete avere garantiti se siete lì che avete qui. Quindi questo per dire che noi, nel silenzio più assoluto, e tralascio altre cose, diciamo, praticamente questa legge ha stravolto due codici, ha praticamente annullato due articoli della Costituzione e quattro articoli del codice civile. Non sto a dire, non vi racconto tutto perché sennò vi annoierei anche, insomma, questo per dire che noi, nel silenzio più assoluto del Parlamento, della ignavia più assoluta di tutti i parlamenti dal 92 ad adesso, per non dire anche da prima, ma dal 92 proprio, 91-92 è stato il crollo totale delle istituzioni, oggi noi ci troviamo praticamente in una specie di limbo in cui apparentemente le leggi tutelano il cittadino italiano, mentre in realtà ci hanno sottratto praticamente tutti i diritti fondamentali. Non ve li sto qui a raccontare, ma se voi andate su albamediterranea.com oppure andate su YouTube Alba Mediterranea o Albamed oppure Accademia della Libertà, trovate tutta una serie di informazioni che vi stravolgerà il mondo. Cioè voi vi renderete conto che vivete in un mondo diverso di cui voi credete di essere, ma proprio completamente diverso. Non sto a elencare tutte le varie vicende che hanno portato a questa situazione, ma sappiate che dal 91-92 tutti i governi praticamente hanno soltanto potere decisionale ai cittadini. Vi dico soltanto l'ultimo. Noi abbiamo fatto 7 diverse querele verso 7 tribunali diversi per la sottrazione del diritto elettorale. Voi lo sapete che ci sono 20 milioni di cittadini italiani che non possono più adempiere al loro diritto dovere di elezione, perché senza che loro potessero intervenire nel procedimento, perché tutti i procedimenti possono essere agiti e adempiuti, però bisogna che io interloquisco con quello a cui che c'ha quel diritto e sentire se a lui gli può interessare non averlo in cambio di qualche altra cosa, oppure se è talmente scemo che me lo vuole cedere gratis. Questo insomma non è stato fatto. Praticamente le hanno, il signor Matteo Renzi in particolare ha raccontato di storie della diciamo evoluzione e miglioramento della burocrazia italiana, con la storia che eliminando le province avrebbe snellito le procedure, avrebbe snellito diciamo, la struttura stessa dello Stato. E invece, se, allora, per eliminare in Italia, qua a Roma, parliamo di Roma, fra Roma e provincia ci sono circa 4.800.000 persone elettori. Roma conta circa 1.800.000, quindi sono circa 2 milioni di elettori. Questi 2 milioni di elettori che avrebbero potuto e dovuto essere interpellati per sentire se erano d'accordo a cedere la loro capacità elettorale ad un triunvirato, diciamo così, perché poi vi racconto com'è andata, cosa è successo? Non sono stati interpellati in fase consultativa come prevede la legge 241, la 265, la 267, insomma varie leggi dello Stato, e così che senza essere interpellati il Parlamento ha, con la scusa di diciamo, enfatizzare, la migliorare, diciamo, accelerare gli iter procedurali dello Stato, praticamente ha sottratto questo diritto portando a votare non 4 milioni e mezzo di persone per sapere se erano d'accordo a cedere questo diritto o meno, ma solo i 165 sindaci dei comuni della provincia di Roma e i relativi consigli, per un totale di circa 5.500 persone, cioè 5.500 persone hanno deciso per 4 milioni e mezzo di persone, quando nessuno aveva delegato loro di dare nessun diritto aggiuntivo. Ecco, oggi ci ritroviamo che le 10 città capoluogo più importanti d'Italia, quindi Torino, Bologna, Palermo, Napoli, eccetera, per circa 20 milioni di cittadini non possono più andare a votare, mentre creando quindi una sperequazione
di diritto costituzionale fra gli altri cittadini che possono andare a votare ancora per le loro residue circa 90 province in sfavore di quelle delle grandi metropoli capoluogo di provincia. Ecco, concludo perché sennò dovrei discutere ancora per decenni per spiegare come sta la situazione. Vi ringrazio, lascio la parola di nuovo al professore. Io vi ringrazio perché hai toccato un punto veramente delicatissimo. Innanzitutto ringrazio te e Giorgio Vitali della vostra presidenza perché compite un'opera di informazione utile e originale e non asservita, quindi veramente fate un'opera meritoria. Poi ti ringrazio anche, devo dire anch'io, per la tua collaborazione. E hai toccato un argomento che è quello, insomma, è il punto. Come si fa a ritrovare la sovranità? Come riusciremo a trovare la sovranità? Perché siamo spogliati totalmente di sovranità. Ma se voi pensate che è qualcosa di incredibile, che un regolamento europeo prevale sulla Costituzione degli Stati nazionali, ma voi rendete conto di qualcosa di mai visto nella storia? Ora, perché questi organismi internazionali? Per evitare l'opposizione delle nazioni. Perché tu non puoi dire più no a niente. Io, scusate, mi riferisco sempre al mio libro. Dico, stiamo creando l'individuo indifferenziato, il quale l'unica cosa è che non può dire no. Dice no ai pregiudizi, dice no sei nazionalista, dice no sei populista. Ma no, dico no perché penso di dire no. Quindi l'individuo, appunto dico, l'eclisse dell'io. L'eclisse dell'io che è io individuale, io nazionale. Le nazioni sono formate nei millenni e costituiscono un organismo spirituale, di identità, di collaborazione, di religione, di cultura, di arte, niente, non ci sono più. Se voi, non dico, spero che il caro Perico mi permetta l'altra conferenza qui, perché quello che sta accadendo nel cibo, nell'alimentazione, è qualcosa di incredibile. Stanno distruggendo la radice nazionale e locale del cibo. Per cui a un certo punto capiteremo a mangiare gli insetti perché dicono che contengono proteine, come se il fatto di contenere proteine sia cibo. Le proteine sono qualcosa di chimico, medico, ma non cibo. Il cibo è cultura. L'hanno detto non ieri voglio... in TV, Ieri in TV. Angela ne ha parlato. E io qui cito una frase di una giornalista la quale dice che in Belgio stanno facendo le torte di vermi e se li mangiano loro, insomma, non so se mi spiego, insomma, uno che può fare, abituato come a mangiare l'italiano, dovrebbe mangiare i vermi, se no i pregiudizi. E no, insomma, finiamola. Per questo c'è il risveglio delle nazioni. Perché a un certo punto conculcate le nazioni si ribellano. Ma che populismo è populismo? È la nazione che non vuole perdere la sua identità. Senza che l'identità diventa una cosa rigida, ma santo cielo, insomma, se abbiamo una tradizione di un certo tipo, non si può nell'arco di pochi anni dissolvere questa tradizione. L'immigrazione rientra anche in questo, devo dire, lì c'è un fatto che voglio il lavoro a basso costo e ovviamente lavoro nero per avere più profitto, comunque poi anche di questo ne se ne può parlare. C'è qualche altro che può fare qualche domanda? Volevo chiedere, oggi molto velocemente lei mi ha mandato l'articolo che era pubblicato sul giornale, però visto che lei faceva un paragone tra, come devo dire, i timori, scusi perché l'ho letto proprio a volo prima di qui, del comunismo che adesso è diventato, come devo dire, il fratello invece del capitalismo, lei dice che tutte le strutture che si attribuivano una volta al comunismo sono diventate oggi più o meno, cerco di sintetizzare, le strutture che il capitalismo non è riuscito a garantirci come noi credevamo. Non so se quando crollò l'Unione Sovietica il capitalismo ritenne di aver vinto per sempre. Questa vittoria si è dimostrata
una sconfitta, perché il capitalismo non è più in grado di dirigere le società. Il capitalismo, come dicevo poc'anzi, non è più in grado di creare occupazione. Il capitalismo non è più in grado di dare benessere alla più gran parte dell'umanità, vive nella povertà. Oggi c'è stata una notizia che ha dell'incredibile, che ben 5 milioni di italiani è nella soglia di povertà. Se un paese ad alto capitalismo ha impoverito le proprie società, noi andiamo verso l'impoverimento, quindi il capitalismo non regge più. Bisogna trovare altre formule, se ne può discutere quanto si vuole, ma stiamo andando verso l'impoverimento. Dov'è la vittoria del capitalismo? Nell'impoverimento? No, non va bene. Chi di noi non è vittima di esose tassazioni, di tassazioni passate addirittura, di una situazione in cui è difficile far quadrare i bilanci familiari, del figlio disoccupato, della pensione a rischio, dell'età pensionabile avanzata? Io ho fatto un articolo precedente a quello che vi ho mandato, in cui enumeravo quello che è accaduto in questi anni. L'età pensionabile si è allungata, le pensioni sono diminuite, il lavoro giovanile è decresciuto, la sicurezza del lavoro è mancata, i diritti del lavoro non ci sono più. Ditemi voi, se questo è andare avanti, non so dove andare avanti. Quindi dicevo che abbiamo lottato il comunismo, perché aveva delle cose assolutamente inaccettabili, però il capitalismo non è in grado di risolvere la situazione. E qualche altra cosa? Se no, ci sono. Prego. Io invece volevo ritornare ai problemi internazionali, ma le altre due potenze mondiali, quelle vere, la Cina e l'India, cosa fanno? Come si mettono, diciamo, in questa guerra tra Stati Uniti e Russia? Domani, purtroppo non vi posso invitare perché è per inviti esclusivi, c'è una tavola rotonda all'ambasciata indiana, dove partecipo anch'io, per la rivista di studi politici internazionali, proprio su questo argomento che dice. Cioè, che fa l'India, che fa la Cina nei confronti dei rapporti America-Russia, Europa-Russia? La Cina è cinese, nel senso che la Cina è il paese con l'India più antico del mondo, quindi hanno una visione storica di lunghissimo periodo. La Cina vuole assolutamente che non succeda la guerra, perché sa che col tempo vince. Quindi la Cina prende tempo, come si suol dire, quindi tace, non esagera le cose, però insomma si fa sentire, ad esempio, sul problema ora abbastanza delicato del mar della Cina, si fa sentire come ha negato il diritto internazionale dell'aria, per ritornare al discorso che si inventano queste entità giuridiche che decidono il mondo, non si capisce per quale motivo e quale ragione. Quindi la Cina prende tempo, sa che col tempo vincerà. La Cina è diventata il paese che consuma più energia elettrica, la Cina ha lo sviluppo maggiore del mondo, anche se è un po' in crisi. Certo, ha un grossissimo problema se robotizza la sua economia, che farà, ma insomma fino ad oggi se l'è cavata magnificamente. L'India è lievemente più legata agli Stati Uniti, ha una tradizione anglosassone, lingua inglese, è enormemente brillante nell'informatica, tutti gli uffici ormai si sono già quelli in India, e quindi sta quieta anche l'India. Insomma, questi paesi vogliono che il tempo dia loro ragione, perché loro hanno un elemento, che è quello del numero.
sono 1.200.000, 1.100.000 milioni di abitanti, hanno aree gigantesche dal punto di vista, hanno una produttività enorme, hanno da sfamare miliardi di persone, perché intendiamoci, la Cina ha 200-300 milioni di persone che stanno abbastanza bene, ma 600-700 milioni di persone sono alla fame, intendiamo, l'India è la stessa cosa, conosco sia l'India che la Cina, c'è la povertà che fa impressione in maniera totale, la Cina, le grandi città stanno benissimo, non bene, ma se si va in campagna la gente si mangia i topi, si mangia i gatti, insomma, è arrivata a questo livello, si mangia gli insetti. E c'è una corruzione terribile, terribile veramente, quindi ecco, loro vogliono tempo. Tempo che vuole anche la Russia, perché la Russia, che conosco meglio sia della Cina che dell'India, la Russia ha fatto uno sviluppo che non è impensabile, qualcosa di strabiliante. La Russia degli anni 80-90 e la Russia di Putin è un altro mondo, città sviluppatissime, ricchezza strabiliante, pulizia meravigliosa, eleganza strepitosa, cultura che non si può immaginare. Trovare un posto in un teatro russo si bisogna prenotare per 3-4 mesi prima. Loro hanno una passione per il teatro e per la musica lirica, ma che noi non ce la sogniamo letteralmente. L'America che sta tentando di fare? Sta tentando innanzitutto di mettere il freno alla Russia, perché teme il rapporto con l'Europa, perché devo dire, Euro-Russia avremo il dominio del mondo. E qui c'è qualcosa che non ho detto, ma che mi riservavo di dire alla fine. Il ministro delle finanze tedesco e il suo collaboratore più stretto hanno fatto delle dichiarazioni che io riferisco con beneficio d'inventario, e dire che bisogna creare una difesa militare europea. Per me questa è la base di tutto. Se noi siamo autonomi militarmente, oseremo muoverci meglio, perché se dipendiamo e non abbiamo niente ma tutto in mano agli stranieri, io dicevo in un mio scritto, abbiamo la libertà, per modo di dire, ma non abbiamo l'indipendenza. Se non c'è l'indipendenza, poi non c'è anche libertà. Noi siamo un paese conquistato, ricordiamoci sempre. Mi auguro che l'uscita dall'Inghilterra possa dare un sussulto d'europeismo agli europei, i quali dicono, beh, ci siamo liberati di questo fardello inglese che era la nemica interna, ricostruiamo l'Europa. Vorrei dirvi questo, insomma, spero che gli amici siano d'accordo, rifacciamo l'Europa, insomma, ma non per contro le nazioni, rifacciamo l'Europa delle nazioni. Cioè l'Europa di Mazzini, diciamo qualcosa. Esattamente, l'Europa di Mazzini. E di De Gaulle, se permetti, no? Anche di De Gaulle, no? Che era un patriota e un uomo encomiabile e degno di stima. Ecco, prendiamo coscienza di questo fatto, insomma, quel che possiamo fare, libri, articoli, con delle interviste, non si sa più che fare, insomma. Cerchiamo di dare agli europei la coscienza che l'Inghilterra se n'è andata, se ne vada. Facciamo l'Europa noi. Grazie. Grazie di nuovo. Qualcun altro deve intervenire? Le piace Padre Pio a lei? Allora vi ringraziamo, e allora il professor Arangiato già, mo vedremo, perché comunque la gente stanno pure in ferie, vedremo un pochettino. Però, prego. Vorrei chiedervi cosa ti sento, professor. La mia domanda è semplice, che cosa facciamo noi italiani? Facciamo per i francesi. Noi che fa la guerra, lui chi scappa prima, che fanno? Che fa? No, perché sento? Di tutto, io non voglio parlare bene ancora, anzi tutto l'opposto.